Buongiorno, una finestra su Napoli, nuova Buongiorno. puntata. Buongiorno al presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Buongiorno, ciao Liberato. E allora, Ottavio, settimana a volte facciamo fatica a trovare qualche notizia positiva di quelle che intendiamo, oggi qualcosa in più ci sta. Partiamo innanzitutto dall'evento che si prospetta per il Napoli il 10 giugno. Ne parlavamo già la settimana scorsa, nei giorni scorsi c'è stata la conferenza stampa di presentazione del concerto di Paul McCartney. Un evento che secondo me è importantissimo, non tanto da un punto di vista musicale, anche se stiamo parlando di uno dei mostri sacri della musica mondiale, ma perché può essere per Napoli un'occasione straordinaria. Sì, Liberato, lo sarà. Appunto, ricordiamo 10 giugno, 10 giugno a Piazza del Piazza Plebiscito. del Plebiscito, e sarà l'evento dell'anno. Adesso bisogna vedere come allestiranno per capire poi quanti saranno i posti, no? Perché lì dipende anche da dove montano il palco e Vabbè, è se è chiaro. chiaro che verrà circondata Piazza del Plebiscito, poi c'è il problema per i lavori della Quindi metropolitana. comunque un 20-30 mila persone ci Credo dovrebbero. di sì, gli organizzatori non hanno fatto un numero, hanno parlato di una tribunetta che si appoggia a Palazzo Reale con 3.000 posti, La potrebbero essere quelli più parte che economici. copre la parte bassa, diciamo, Esattamente, poi e poi il il resto del resto della Palazzo Reale si piazza. vedrà comunque. E comunque, la cosa simpatica è che 9.000 prenotazioni fin qui tutte dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, perciò io dico che è un'occasione straordinaria per far conoscere Napoli. Assolutamente sarà l'evento dell'anno. Napoli durante l'anno ha tante, diciamo, opportunità, l'abbiamo visto anche quest'anno, no? I vari ponti, i periodi di Pasqua, gli altri ponti, qui erano tanti turisti. Qui, appunto, tu mi dici tanti dagli Stati Uniti, insomma, quindi Stati è Uniti, Inghilterra. un'occasione grossa. Tra l'altro, dall'anno scorso, da pochi mesi c'è il nuovo console degli Stati Uniti e c'è il nuovo consolato americano, c'è il nuovo addetto culturale del consolato, che è una signora molto giovane, molto dinamica, che ha lavorato molto in Asia, che è entusiasta di Napoli e quindi, diciamo, sicuramente, diciamo, saranno coinvolti, visto che c'è questo grosso arrivo dagli Stati Uniti, che è molto importante. Allora, questo io non lo vivo come un concerto, io lo vivo proprio come un evento straordinario Sì, per sì, sì. portare. Infatti c'è stata poi. Stanno studiando delle iniziative. Diciamo che gli accordi sono stati fatti da troppo poco tempo e tutto in itinere. Su proposta del nostro collega Federico Pacalebbre, Sì. si era pensato di legare questo evento al Maggio dei Monumenti, quindi di fare tutto un cammino di Eh sì, avvicinamento. 10 giugno, quindi è giusto, è un'idea giusta. Maggio i monumenti Cre che accompagna. sì, che accompagna e soprattutto poi nei giorni immediatamente precedenti e nei giorni immediatamente successivi andranno fatte delle iniziative. Noi stavamo parlando l'altra volta a proposito di Palazzo d'Avalos, tu proponesti, non fu una proposta per il progettista, potrebbe essere parte di un itinerario Certo, straordinario culturale. vedo che sul Corriere Mezzogiorno stanno continuando appunto gli articoli. Adesso c'è di nuovo un esponente della famiglia che dice: Si parlava, non ho preso tutto non perché sono. abbandoniamo Palazzo d'Avalos. È importante quando si comincia una campagna. Sì, perché quel percorso accompagna un po' quella che è stata poi la crescita della città, no? Centro storico, e poi lo sviluppo della città verso Chiaia con la nascita di tutti questi palazzi. Quindi è un percorso anche culturale e storico della città. Esempio, ne ho parlato con Diego Veranzoni, pure lui fa una trasmissione qua, dicevo che un concerto del genere straordinario va fatto al San Paolo. Io non lo vivo come un concerto. Questo Allora, va fatto a Piazza del sono Plebiscito. due modi Questo è un diversi evento, di questo è un evento. interpretare. Guarda, forse Vasco Rossi direi sì, meglio il San Paolo, no? Diciamo, ma questo, come dici tu, Vabbè, è al un San Paolo ci stanno evento. concerti, credo che ci sia. Ha detto Vasco Rossi per dire, insomma. Sì, ma per dirti ci sta sicuramente Gigi Finizio, poi lo fa un altro Tiziano Ferro. Sì, vanno benissimo. Questi qua vanno bene al San Paolo, Paul McCartney no, Paul Quindi, McCartney ci stanno veramente, Perché viene tutto il mondo, li devi portare nel l'immagine che ci salotto sarà per Napoli con Palazzo Reale, anche se appunto la tribunetta coprirà solo la fascia bassa, quindi si vedrà tutta la parte alta di Palazzo Reale e il resto di Piazza del Plebiscito, ma con tutto quello che è poi il panorama, perché poi sulla la Galleria piazza Umberto che è straordinaria, se la si tiene il tratto da di. lì si vede la Certosa di San Martino, si vede tutto, e quindi sarà un'immagine straordinaria. Quindi giusta la scelta di Spero che Piazza del studino Plebiscito. adeguatamente anche come piazzare le telecamere per Sì, valorizzare questo mi periodo. auguro che il Comune studi bene tutto, il piano traffico e tutte le cose, perché il Comune faccia Madonna, bene la sua piano parte. traffico, là secondo me c'è poco da fare, di blindare tutto.
che lo facciano per tempo, non facciano Dispiace per come quelli che abitano in zona, però per le università che l'hanno dovuto cambiare e rifare Però per le 24 ore. università alla fine ti posso È andato, poi è dire, andato bene, è andato bene, ti posso garantire è andato bene. che alcuni Dopo una stragiornalisti, giornata di caos. il primo giorno fu un caos, però ti dico che mentre i giornalisti stranieri si lamentavano del traffico, e noi ci guardavamo in faccia il traffico dei corsi preferenziali, cioè con i vigili, noi pochi eletti, fortunati, tra virgolette, Guarda, che potevamo passare i corsi preferenziali, cioè quando trovavamo in rosso i vigili fermavano le macchine che passavano. tutto relativo. La nuova addetta stampa culturale del consolato americano mi ha detto, quando l'abbiamo chiesto appunto il suo impatto, le ha detto: ma mi avevano descritto Napoli così caotica. Non mi sembra caotica. Abbia detto: ma lei dove ha lavorato finora? Ha lavorato nell'estremo oriente, in Asia, in grandi città, dove c'è molto più traffico, tanto più inquinamento, per cui lei era entusiasta di Napoli, non la trovo, tutto relativo. Io una cosa, ci tengo molto da napoletano. Allora, durante l'Universiadi, il primo giorno ci fu uno scippo, non credo neanche che fosse un atleta, finì su tutti i giornali. Sì. Poi non si è saputo più niente. Poiché stiamo a Napoli, sicuramente non c'è stato più nessuno scippo. Facciamo in modo che in questi giorni ci sia una presenza fisica quasi militare dello Sì. Stato, perché veramente possiamo, è un'occasione straordinaria. Il turismo tu lo crei sui grandi eventi. Se tu vedi quello che fanno a Monte Carlo, che è già Monte Carlo, il torneo di tennis, il Gran Premio di Formula 1, qualche altro evento, ci sono questi eventi che ti caratterizzano. Poi la gente viene, ne parla, vai nei giornali. Quando mandano un inviato a Napoli per seguire un concerto, e ci saranno, non è che questo sta qua e sta 3-4 giorni solo per il concerto. Girerà, dovrà. Mettiamo in condizione veramente di dare. Ecco, per esempio, io sono innamorato della Galleria Umberto. Mi dispiace per quei poveracci che dormono là a terra in condizioni. In quei giorni non ci dovrebbero mai stare. Però soprattutto diamo un'immagine di Napoli. No, in quei giorni il Comune e i servizi sociali avranno modo, ci sono gli spazi, le soluzioni, ce ne sono tante soluzioni per dare un posto, un tetto e un pasto caldo a queste persone. Altra bella notizia, una notizia minimale. Sabato scorso c'è stata la riapertura del Teatro Cortese. Il Teatro Cortese Sì. non è uno dei teatri più grandi di Napoli. Sta ai Colla Minelli, nella Pineta. Sì, io ci sono stato qualche Era anno uno fa, ma spazio che importante. era stato chiuso, sembrava dovessero aprire un supermercato, invece hanno Ci sono già riaperto. tanti supermercati, per fortuna. No, io credo che questa sia una notizia positiva, perché poi l'attività. Ieri, per esempio, sono stato a San Ferdinando. Una pioggia terribile per arrivarci, però anche in quel caso teatro stracolmo. Le prime sono soprattutto omaggi, diciamoci la verità, però essersi mossi con quel tempo, secondo me anche Napoli ha bisogno di queste cose, ed ha voglia di Sì, queste. no, assolutamente. È importantissimo. Colla Minelli è un grande quartiere residenziale, è importante che ci sia un punto No, culturale. soprattutto i supermercati servono, ce ne sono già Ce ne sono tantissimi, ecco. tanti sicuramente. Quelli che sono gli spazi dedicati alla cultura di qualunque tipo, si può anche non condividere il tipo di cartellone che hanno messo, non entro nel merito, che hanno fatto la prima sabato con Benedetto Casillo, scusate, la prima quando stava a partire il Napoli in contemporanea, non mi sembra una. Comunque, questa è una cosa da secondo me applaudire. Andiamo avanti, oggi abbiamo parecchie cose di cui Sì, parlare. c'è Allora, anche il Napoli, Napoli, liberato. anche la tua Inter ha fatto una bella cosa. Sì, è stata una bella serata. Il Napoli ha fatto, secondo me, qualcosa che non mi aspettavo, sono sincero. Io parlando con amici ho detto, al di là del cattivo momento del Napoli, il Napoli a Liverpool va e perde 3-0, vuol dire che ha fatto una grande prestazione. Perché il Liverpool che avevo visto contro il Manchester City è la squadra più forte del mondo. Cioè, qualunque squadra oggi va a Liverpool e perde 3-0, ha fatto una Infatti grande partita. io stavo appunto, l'ho vista con degli amici e alla fine loro dicevano: abbiamo pareggiato ma a testa alta, perché Napoli si è difeso come doveva Napoli non difendersi. ha rischiato niente. Sì, Ha fatto una scelta anacronistica, visto. solo quel calcio d'angolo, dove è strano che poi
ci sia Mertens a marcare Lovren che è 30 centimetri più di lui. Ma il problema tu, quelli ce ne stanno anche altri, poi dopo è entrato Llorente, però il Napoli ha sofferto su un piccolo errore, non un piccolo, un grave errore di Meret, che poi ha fatto benissimo, Quando Koulibaly ha Koulibaly ha salvato. salvato Solari, e poi su questo calcio, poi Senti, occasione, io ho poi notato una cosa perché dopo ho visto che dopo quell'errore Meret ha fatto su tutti i cross è uscito sempre, è uscito. quello che si fa, quello che è l'ABC delle scuole calcio, cioè prendeva la palla e si buttava per terra. Non ha rifatto, lo ha fatto quattro volte, si è buttato per terra, cioè quello che è l'ABC, quello che insegnano ai ragazzi appena Allora, ti spiego si una cosa, da comincia. portiere, tanti e tanti anni Ah. fa, quando si giocava, quel tipo di presa che ha fatto Meret di mettere il pallone, la compagnia a terra, la fai quando non c'hai nessuno intorno. Esatto, Evidentemente lui ha calcolato, è un'ingenuità, stata gli è andata un'ingenuità. bene. Dopodiché, per la prima volta, lui è uscito Però, poi se ne, sempre. però lui si è reso conto di aver sbagliato e fatto un grave errore e dopo ha sempre preso la palla e si è buttato per terra per Cioè. Ma sicurezza. sai, i giovani sono destinati a fare il male. Però lui ha avuto l'intelligenza di capire che ha fatto l'errore e dopo ha ripreso i meccanismi, quelli che ti insegnano da ragazzo. Quando facevi il portiere tu, a che età? Siamo quasi coetanei, quindi quando potevo fare il Qualche anno portiere? fa. Ti dico, una delle partite più belle della mia vita l'ho fatta, era sabato pomeriggio, che era fermo il campionato di prima categoria, quindi gioca con la giovanile, e subito dopo ci fu la scossa di terremoto di assestamento, quella là che ci fu a febbraio Ah, dell'81. quello Quanti anni sono? dell'81 E già oggi. giocavo da qualche anno, diciamo, credo che questo sia stato l'ultimo anno che ho giocato, l'81. Cominciai l'università, era Quindi col liceo, potevi con sono l'università, 38 anni. E che ho smesso di poi l'anno giocare a livello prossimo saranno professionale appunto i 40 anni dal del terremoto. terreno. Allora, qualche notizia così. Gli scavi spiegati dal professor Pepper, sfida tecnologica al MAB di Ercolano. Allora, qua C'è un robot che posso fare guida. un saluto e complimenti al nostro collega Gigi Vicinanza, che è il Assolutamente. presidente del MAV, un incarico che lui tra l'altro svolge a titolo gratuito, si sta impegnando molto, belle iniziative, belle mostre, un bel lavoro che sta portando avanti lui con tutto il suo staff. E Scusa. allora, a proposito di scavi, Pompei e Salva, Osanna, che credo che sia il Sì, direttore, Osanna, ci altra spiega perché persona che lavora, che si c'è dedica con ancora molto da fare in passione Molise. e E poi a competenza. Pompei hanno riaperto le terme, la casa di Leda. Io questo ho chiesto a Osanna che ho incontrato recentemente a Pessum durante la Borsa Mediterranea del Turismo, ho detto ma voi a Pompei dovete in pratica lavorare su due binari, diciamo conservare tutto quello che c'è con la grande massa di visitatori e poi continuare a portare alla luce tutto quello che È c'è ancora più da complicato. restaurare e da portare alla luce, infatti, Io un grande quest'estate sono lavoro. andato, credo, quattro volte. Il spettacolo che fa il Mercadante, lo stabile di Napoli a Pompei. Un'atmosfera straordinaria. Di sera il teatro lì è un'atmosfera. Pompei è un unico Sì, Pompei di luogo. notte è fantastico. È No, ma bellissima di giorno, di notte poi c'è una Pompei magia. è qualcosa che abbiamo solo a Napoli, perché dici, gli scavi a Roma, ci sono tanti reperti a Roma. Ma una città che è stata completamente sepolta Certo, improvvisamente e quindi è stata preservata nel corso dei qua millenni. paradossalmente in questo caso il merito è del Vesuvio. Perché Come poi per Ercolano. sono due città che sono state sommerse dal Vesuvio, e questo poi le ha tramandate, perché altrimenti sarebbero diventati dei veri luteri, semmai sarebbero stati. Invece c'è ancora tanto da scoprire, perché credo che non siano stati finiti gli A scavi. Pompei c'è ancora tanto da scavare. Allora. Anche ad Ercolano è tantissimo, ci sarebbe però. Ercolano è più problematica perché c'è la città attorno, Pompei c'è invece c'è la possibilità concreta di continuare a lavorare, servono i fondi, ma comunque si sta lavorando. Franceschini ci tiene molto, il ministro Sanna c'ha passione e competenza. Altra cosa, una notizia simpatica. Tu sai che cos'è il cibo e forcino? Ne avrai sentito parlare da napoletano, tutti abbiamo Tutti parliamo di cibo e sentito. forcino, ma che cos'è? Nessuno sa che cos'è il cibo e Esatto. forcino, l'ho scoperto da poco. Bravo, liberato. Non so ancora con precisione questo dove, davanti al Trianon. Adesso, la bella notizia è che la Fondazione Trianon ha deciso di adottare quella piazza, di rivalutare la zona, e mi sembra si sta facendo qualcosa per Forcella. Forcella per anni ha portato la nomea del quartiere violento per eccellenza. Nessuno nega che
soprattutto per, tra virgolette, merito di determinate persone. Quartiere storico pieno di arte, di storia, È basta un pensare solo quartiere agli straordinario. ospedali, tutto quello che c'è attorno, un po' più sopra, La Scalesi, Castel Capuano. l'Annunziata, Sì. che sono ospedali, ma sono musei a cielo Sono aperto. musei, anche Castel Capuano, dove c'è una fondazione che sta cercando di salvare e di recuperare, insomma, è un pezzo di città importantissimo. Anche lì, a proposito di percorso, là si potrebbe fare un percorso meraviglioso, culturale, portare tanti E turisti. poi è Anche vicino diviso dai all'Annunziata. decumani da 20 metri di meno, di piazza, di via Duomo da attraversare, quindi Esatto. è un percorso Perché lì unico. potresti fare il percorso, tu fai l'Annunziata, la Scalesi, la zona del Trianon, sali a Castel Capuano e fai via Tribunale. Percorso fantastico. E se si riaprisse, i due portoni si riaprissero di Castel Capuano, poi vai dall'altro lato, esce e c'è Porta Capuano. Quindi quello sarebbe un percorso fantastico. Allora, diamo velocemente oggi tante cose. Il signor Agostino Santoni, non sapevo chi fosse, il CEO, l'amministratore delegato della Cospitalia, che in un'intervista resa all'edizione del lunedì del Corriere del Mezzogiorno dedicata all'economia, ha Sì. spiegato perché il Sud deve puntare molto sull'innovazione. Noi parliamo spesso di turismo ed economia. Questa potrebbe essere un'altra strada da percorrere, perché noi come intelligenza e come preparazione. Forse come preparazione siamo un po' penalizzati, ma come intelligenza non siamo secondi a nessuno, No. lo Diceva Gianni Brera, diceva che i napoletani e i meridionali in genere, no? Hanno quella marcia in più perché hanno quel pizzico di generalità, di intelligenza che viene dalla cultura greca. Detto da Gianni Brera. Credo, sì, perché poi il DNA è quello, loro hanno i Longobardi che erano barbari, noi deriviamo da. Mio cugino che vive da tanti anni a Trieste, sposa, ha detto quando il Napoletano in trasferta è due fisso, no? Al di là del fatto calcistico, parlava come C'è insomma, dubbio. un fatto di donne, soprattutto nel Napoletano in trasferta è due fisso, però i napoletani, e poi lo vedi come si affermano anche abbastanza Dove agevolmente. noi manchiamo invece nell'organizzazione, nella continuità, Però questa è una strada che. a volte nell'affidabilità, ecco, su questo diciamo, perché poi il nord economicamente è più avanti, no? Siamo su questo, nell'organizzazione. Noi abbiamo perso la guerra del 1860 e quando si perde la guerra ne paghi le E conseguenze. certo, abbiamo cominciato a perdere le industrie e tutto il Abbiamo perso i resto. soldi perché i soldi presi Banco nell'Italia Milano. meridionale sono serviti per i debiti del Piemonte in cui c'era un Sì, politico bravo come Cavour hanno cominciato a che ha. massacrare le industrie, se pensi Pietralsa, oggi è un meraviglioso museo, ma Pietralsa era una fabbrica, era una delle, diciamo, fabbriche più importanti d'Europa e l'hanno massacrata, Tornando alle grattata. cose che noi abbiamo vicino, che vediamo tutti i giorni senza manco sapere, Cippo a Forcella l'ho scoperta adesso. Cioè, io passavo non spessissimo in quella piazza, stavo così in mezzo anche quello è il Cippo a Forcella. Qua quando vicino alla stazione di Porta Nolana ci sta la prima stazione ferroviaria italiana, abbandonata Che andrebbe a quel completamente. bravo Quella andrebbe assolutamente rivata. recuperato Quella è un'altra in museo. zona straordinaria, la zona di Piazza Mercato. Cioè, la storia di Napoli andrebbe riscoperta e rivalutata. Ho scoperto per caso la lapide della casa di Masaniello. Abbiamo sentito parlare di Masaniello, c'è la casa qui vicino. Senti, siamo in conclusione. Un Sì. minuto lo vorrei chiudere con te e spendere per l'iniziativa che è stata fatta dai commercialisti che ha avuto un grande successo. Sì, tantissimi medici sono venuti, c'è Diciamo, stata una ripeti un po' com'era, giornata sono state una giornata di di prevenzione, prevenzione, una non era giornata solo perché tutti potevano andare a per tutti fare. aperta, ne ho organizzata nella sede dei commercialisti a Piazza dei Martiri, mattina e pomeriggio, prevenzione a 360 gradi, con la collaborazione della FIDO, che è la Federazione delle Donne Commercialiste, della Commissione Pari Opportunità dei Commercialisti, ma anche dei Ci siamo giornalisti, stati con le telecamere che abbiamo fatto avvocati. dei dopo poi le pubblicheremo Ti nei nostri ringrazio, siti. sì. E con tanti medici che hanno appunto dedicato una giornata. Qual è il messaggio? Occorre più prevenzione. Va bene, questo, ecco, questa è un'altra cosa sulla quale a Napoli, nel sud, siamo un po' indietro. Bisogna fare prevenzione. Fare prevenzione serve innanzitutto a se stessi, per sentirsi. Anche io quel giorno ho fatto l'esame del diabete, non lo facevo da un po' di tempo, ero preoccupato, pensavo, è andata bene, e così, e si esce più tranquilli. Yeah. Ma anche quando uno fa prevenzione, ma se.
esce qualche piccola cosa, uno si mette a posto. Questo serve alla persona e serve poi complessivamente al sistema sanitario per risparmiare, perché prevenzione vuol dire minore spesa sanitaria poi. A proposito di spesa sanitaria, te la devo fare, dobbiamo una cosa. Allora, vi dico che un'operazione simile, anche se forse più ingrata rispetto a quella fatta dai commercialisti, verrà fatta il 7 dicembre a Piazza del Carmine, dall'alto del Napoli 1, Sì. quando ci sono tutte le visite di prevenzione, ma si fanno spesso tutti i sabati, si fanno da qualche parte. Sabato 7 dicembre saranno a Piazza del Carmine, si possono fare test e tutto. Ieri la notizia che non c'è più il commissariamento alla sanità in campagna. Sì, Che cosa comporta questo? non so È una se, buona notizia. non so se sì, è una buona notizia, non so se De Luca ha stappato qualche bottiglia di spumante, perché lui, il nostro governatore, da 2 anni diceva: ma noi con i parametri siamo fuori, eccetera. Quindi finalmente è arrivata l'ufficialità, la procedura, come tutte le cose in Italia, è stata una procedura estenuante, e diciamo questo adesso comporterà tutta una serie di vantaggi. Sicuramente tra le tante cose ci sarà più occupazione, si potranno sbloccare alcune situazioni. Ha sicuramente aperto una bottiglia di spumante, perché questa è una cosa che potrà far valere molto in sede di campagna elettorale, Eh beh, perché tra De quello Luca De Luca è il numero uno è in già questa ampiamente in campagna elettorale, che questa è una delle cose, campagna come dici tu, elettorale in giustamente, Italia. che lui Non si giocherà. poteva Sono stati fatti assolutamente. tanti sacrifici in questi anni e quindi è un risultato Credo che importante. manterrà l'interim, adesso lui per la sesta, dopo tanti anni amministratore come commissario. Sì. Non credo che nominerà un nuovo assessore in Lui poi ha questa il campagna. consulente, diciamo, Coscioni, che è la sua persona, diciamo, di fiducia, no? Quello che ha partecipato, credo che manterrà, come dici tu, lui la delega credo con Infatti, quando mi Coscioni. accordo una cosa, Coscione era a Firenze, c'è un convegno importante per i medici che si chiude oggi a Firenze, e 2 giorni fa Coscione aveva detto a tutti quanti, no, aveva anticipato questa Aveva sentenza, avuto questa finalmente sì, decisione perché da parte lì del. poi è complicato uscire, è complicato uscire, ma il governo, quello precedente, il governo Caldoro c'era della prima. Lega, Ah il sì, governo nazionale, volevano addirittura commissariare. avrebbe in realtà già potuto farlo. La ministra Grillo, poi in realtà, l'ex ministra Grillo, è venuta varie volte, attaccata, eccetera, ma poi, siccome le cifre dimostravano che la situazione era migliorata in Campania, quindi poi in realtà Volevano non, addirittura commissariare la regione per questa sì, storia. volevano sostituire De Luca come commissario, e quello è stato il segnale che in realtà ci stavamo avviando verso l'uscita dal commissariamento. E poi cifre alla mano, perché ci sono tutti i Ci parametri da sono tutti i parametri, rispettare, anche la qualità del lì non si servizio scherza. offerto. Quindi il nuovo governo ha ufficializzato quello che già si sarebbe potuto fare qualche mese prima. Oggi abbiamo dato qualche bella notizia. Speriamo di poter fare altrettanto Ma la prossima certamente. settimana. Alla prossima. Grazie, liberatore.